Ciao a tutti, io sono Karma e bentornati in un nuovissimo episodio di The Sims 4. La scorsa volta ci eravamo lasciati con la famiglia Karev fuori da casa, da casa loro, della nostra famiglia principale, perché avete visto, insomma, Joyce ha conosciuto Sara e hanno deciso di andare appunto a casa di Joyce, tutta la famiglia Karev, per conoscersi tutti un pochino meglio, perché si sono trovati nella stessa barca, nella stessa situazione, tutte e due le famiglie appena trasferita a Brindleton Bay, insomma, nella stessa situazione. Se non avete visto lo scorso episodio, andate a vederlo così capite un pochino meglio. Solo che, se avete visto la Random Genetic Challenge e avendo collocato la famiglia della Random Genetic nello scenario, nel nostro gameplay, sicuramente nel mentre hanno fatto un po' il cavolo che gli pare. Infatti, li ho trovati qui, in questo lotto, se non sbaglio, a Willow Creek. Però continuiamo, vediamo un po' cosa stanno facendo. Intanto sì, sono tornata con la famiglia di Joyce e Lexi, quindi sono con Joyce qui, anche lei in questo lotto, ma guardate che ho trovato Andrew. Quindi intanto stanno andando a presentarsi sperando, ecco, si è fermato, vediamo un po', perché loro non si conoscono comunque, ecco, vedete, stanno arrivando. Vai Lexi, ce la puoi fare. Tra l'altro si sono messi gli abiti invernali. Ciao! Ok, si sono presentati. Manca solo che si presenti con la sorella, con Misha. Come ha fatto a riconoscerlo, dato che non si sono mai visti? Supponiamo che sono compagni di scuola nel nuovo liceo. Volevo solamente fare una presentazione perché è notte. Quindi lei l'ha incontrato, sì, l'ha visto prima a scuola, poi Joyce gli ha detto che effettivamente è il fratello di Sara, quei sim che si intromettono, e adesso facendo una passeggiata al parco l'ha incontrato, l'ha riconosciuto e gli ha fatto un saluto. Brent, mi pare che questo sia il marito di, come si chiama, del simino con cui siamo andati a colazione, tra virgolette, con Joyce. Vabbè, ci presentiamo anche con lui e poi andiamo a casa. Mi interessava solamente presentarci con lui. Poi andremo anche a conoscere Misha e con loro andremo a formare un club. Dato che hanno la passione, vabbè, Lexi più del canto che della danza, però hanno scoperto di avere questa passione in comune e si iscrivono a questo club. Adesso non so bene come fare il ritrovo. Comunque ho collocato dei lotti veramente carini che riguardano stagioni, poi andremo a vederli. Beh, siamo tornati a casa. Lui è ancora qui con il collarino, questo coso qua. Comunque, andiamo a fargli un bagno perché vedo che ne ha bisogno. Fai il bagno a Phil. Qui mi hanno lasciato la casa un delirio, ragazzi, un delirio. Cioè, le ciotole ovunque. Cioè, veramente. Nel tappeto di casa. Proviamo a riporre il miele, se non è scaduto. È scadente, però vabbè. Ok, e i compiti dove li hai lasciati? Oddio, se li hai dimenticati. Adesso andiamoli a trovare. Tra l'altro, in uno degli scorsi episodi abbiamo visto Joyce che ha rubato il diario segreto di Lexi, che non aveva neanche mai ancora, non ci aveva ancora mai scritto nulla e non so dove l'abbia messo. Qui non ce l'ha messo. Oh sì, eccolo, 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 eccolo. Ok, lo rimettiamo qua e magari le facciamo scrivere qualcosa, però vorrei trovare anche i compiti. Ecco, scrivi nel diario. Cosa vorrebbe fare? Stringi un legame con le api. Lo dobbiamo fare. Magari lo facciamo anche subito. I compiti, boh, dove li avrà messi? Lei non ce li ha? No? È a disagio? Oddio. Gliel'ha fatto il bagno, sì. Eh sì, ti devi mettere la tuta altrimenti. Oddio, quantità di miele piena, livello di attività attiva, scontrosità infurente. Proviamo. Oddio, applica la terapia anti-H. Vabbè, ciao, anti-acari. Ok, quindi ci siamo Leon e proviamo a vendere il miele. Ok, eccoci. 72 simoleon, niente male. Ok, poi devi cucinare. Quindi cuciniamo.
Facciamo dei bei maccheroni al formaggio porzione famiglia, così intanto mi aumenti l'incarico del giorno. Avete fame voi? Mi sa proprio di sì, mi sa proprio di sì. Quindi, dove sono le ciotole? Facciamolo fare a lei, dopo che scrive nel diario. Riempi le ciotole per tutti gli animali, poi fammi il favore e pulisci la lettiera. Ma dobbiamo assolutamente trovare i compiti, ragazzi. Dove li avrà messi? Oddio. Nell'inventario non ce li ha. Boh, ditemi se li vedete. Io non li vedo. Sarò cieca, ma non li vedo. Li ha messi all'esterno? No. Riproviamo nel piano superiore. Vabbè, li ricompriamo allora, che vi devo dire? Acquista libri, perfetto. Bene, ok, sta andando a mettere il mangime. No, Bella, ti devi fare i compiti. Tu stai mangiando e adesso riponi. Tanto loro fanno amicizia, ragazzi. Spero. Come vi ho già detto, ho programmi anche per loro e con gli animali della famiglia Kerev. Però forse non è completato. Cuciniamo un'altra cosa. Vediamo, cucina. Proviamo a cucinare torta al miele. Questa la potremmo fare perché il miele ce l'abbiamo. Sì, vediamo un attimo. Lei ha il miele, forse l'abbiamo venduto però. Ne ha uno. Vabbè, lo diamo a lei. Poi vediamo quando ne prendiamo un altro barattolino se possiamo cucinare la torta. Intanto cuciniamo qualcos'altro. Vediamo cosa. Ah sì, adesso la può fare. Facciamola, facciamola. Speriamo mi conti come l'incarico del giorno, 75%. Ok, ha già raggiunto il livello 5 di cucina e la torta è fantastica, ragazzi. È bellissima la torta. Cioè, bella, 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 veramente. Allora, la riponiamo. Bellissima. Poi per cortesia mi pulisci anche il bancone. Ok, tu hai completato. Di cosa avresti bisogno? Hai un pochino di sonno. Magari giochiamo un po' con lei. Gioca col puntatore laser. Animale di Instagram. Ecco, sì, voleva fare anche le foto, appunto. Fai una ramanzina sui salti sui banconi, ok? Sul mangiare cibo umano anche, perché l'abbiamo vista, è inutile che fa finta di nulla. E poi. Non ci sta calcolando proprio. Dai, accarezziamo perché si sta abbassando l'amicizia. Calma, Jean, ecco. Lì si è presa un caffè. Oddio, ha l'occhio strano però. Vabbè, la facciamo lo stesso. Così, un po' più di luce. Ok, ne facciamo un paio così non rischiamo che siano uscite male. Però vedete, ha l'occhio uno più grande dell'altro, poverina. Ha guadagnato 11 follower su Instagram. Non voglio che abbia un'amicizia con Jerry, no, quando lo rincontriamo cerchiamo di. Ecco, invitiamolo nel lotto magari, vediamo se viene. Cioè, col telefono, fantastico proprio. Fantastico. Sta dormendo, ovviamente. Magari facciamo anche una foto però a Phil. Un ricordo, povero, sta malissimo, del collare. Poverino. Ecco, cioè, questa foto veramente calza a pennello perché c'è lui col collare davanti al cespuglio malefico, cioè proprio il ritratto di quello che è successo, del perché ha questo collare veramente, perché se non avete visto uno degli episodi è stato aggredito da uno scoiattolo, quindi veramente questo ricordo è fantastico, veramente fantastico. Ok, così va benissimo. E lei va a lavorare fra 11 ore, quindi è meglio che vada a dormire. Poi magari mentre Lexi va a scuola invitiamo anche Sara a casa. Visto che voleva comunque stringere l'amicizia con le api, indossala tutta e poi vediamo di esaudire questo suo desiderio.
Il giorno dell'amore è arrivato, sì, era di venerdì. Per partecipare, usa l'interazione acquista un regalo al telefono o al computer per comprare dei fiori. Seleziona quindi un sim e scegli dai regalo. Quindi spirito romantico, dedica un po' di tempo alla persona che ami, dai fiori. E poi vai ad un appuntamento, porta fuori una persona speciale o invitane una che presto lo diventerà. È la tradizione. Per partecipare clicca sul telefono e seleziona chiedi un appuntamento, scegli un altro sim e seleziona il luogo dell'appuntamento. Come vi ho già detto nello scorso episodio, non abbiamo ancora dei fidanzati con cui vedere questa festività, però la voglio vedere ugualmente. E guardate quante cose nuove. Babbo inverno, no, vabbè. Quindi possiamo supporre questo. Possiamo dire che sia San Valentino, il giorno appunto di San Valentino, dato che è il giorno dell'amore, e che quindi magari Joyce e Sara non lo vogliano festeggiare da sole e quindi magari lo festeggiano in amicizia. Quindi non è completamente assurdo che due amiche festeggino San Valentino, quindi magari Joyce la inviterà. Giorno libero da lavoro a scuola, ma è il nostro primo giorno. Vabbè, vedremo più tardi. Quindi, tu dai, stai abbastanza bene. Quindi, cosa dobbiamo fare? Aspettate, perché io non l'ho mai fatto. Dobbiamo comprare dei fiori. Dal telefono o dal computer. Ok, ci sono. Quindi, telefono, acquista regali. Perfetto. Io voglio i fiori. Tulipano, penso siano questi. Tulipano. No, direi una rosa. Sì, una rosa ci sta meglio, anche se comunque. Anzi, lasciamo il tulipano perché appunto non è un vero e proprio appuntamento. Perciò magari Joyce deciderà di regalare a Sara un tulipano in simbolo di una nuova amicizia. Io spero che mi conti come fiore. E lo acquistiamo. Cavoli, 72 simoleon, però. E poi dovrei dare il regalo, quindi invitiamo nel lotto attuale Sara, nel mentre tu vieni. Ah, non si può usare mentre indossa la tuta, non si può fare quell'interazione. Ok, quindi come si fa a cambiare abito? Ok. Vieni qui e stringi il legame con le api. Intanto vediamo se sta arrivando Sara. Eccola qui. Dai, regalo di giorno dell'amore. Prima condividiamo lo spirito. Dai. Dirà Sara, che ne dici, visto che è San Valentino, di uscire un po' insieme come amiche, dato che non abbiamo il fidanzato in asciugamano, va bene. Intanto voglio un attimo vedere lei, sta stretta amicizia. Stringi il legame. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Torniamo da Sara, visto che abbiamo una scadenza. Ok, e direi di. Prova a disagio, speriamo non ci rifiuti. Ok, ah, possiamo darle di tutto, però diamo il fiore ovviamente. Vediamo cosa succede. Ok, ci siamo ragazzi. Che carine! L'ha accettato, accidenti! Ma perché è un po' arrabbiata? No, solamente a disagio. Tradizione completata. No, vabbè. Stanno festeggiando la grande. Ok, però tu direi di cambiarti gli abiti. Cambia abito, quelli quotidiani. Mettiamo questi. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Vai ad un appuntamento e spirito romantico. Quindi suppongo dobbiamo invitare ad un appuntamento in amicizia, ragazzi. Prima voglio un attimo provare queste interazioni, magari prendiamo questa, poi andiamo direttamente. Ok, e adesso andiamo a questo appuntamento. Tanto Lexi sta per andare a scuola, è affamato, ma io gliel'ho messo un mangime. Vabbè,
Altre scelte sul romantico, presumo. Del regalo romantico. No, a un appuntamento dovremmo andare. Ok, Lex è andata a scuola. Scattiamoci una foto intanto. Canta la festività del giorno dell'amore. Vediamo. Poverina, lei è a disagio. A posto? Va bene. Cioè, stanno proprio festeggiando da buone amiche. No, io voglio assolutamente andare. Perché è triste? Regalo non apprezzato. Ma veramente. C'è stato un tentativo di fare un bel gesto, ma ci sono cose che proprio non sembrano essere apprezzate. Vabbè, sorvoliamo, ragazzi. Segniamo quello pietoso perché mi sembra strano che Sara non abbia apprezzato. Secondo me è solamente una paranoia di Joyce, ma vabbè, perché comunque è un po'. Ha un po' dei complessi, questa ragazza. Comunque, io voglio assolutamente andare in un lotto. Proviamo da qui, a questo punto. Chiedi un appuntamento. Hola, finalmente. Sì, è qui a fianco, ma glielo chiediamo al telefono. Fantastico. Va bene. Ok, andiamo a questo, tra virgolette, appuntamento amichevole fra nuove amiche. Ovviamente lo fanno per solidarietà femminile, non essendo ancora fidanzate, essendo in questa strana situazione da poco, ovvero con una famiglia alle spalle in un quartiere sconosciuto, cioè a loro sconosciuto nuovo, perciò per solidarietà faranno, cioè festeggeranno il giorno di San Valentino assieme. Ok, io voglio assolutamente andare in un parco che ho collocato a Newcrest. Allora, inizialmente è un parco che ho scaricato dalla galleria, ma veramente l'ho completamente modificato, proprio diversissimo. L'ho anche condiviso e vedo che a alcuni di voi piace. Quindi andiamo qui, poi conto di introdurre anche altri lotti e andiamo su, andiamo, andiamo, andiamo. Eccoci arrivati, ragazzi, eccoci qui. Allora, vi mostro subito il parco. Poi vorrei invitare anche Jerry. Dai, magari invitiamo anche Brent e Rosie. E magari anche Jean. Visto che c'è anche Jerry. Comunque, nel mentre vi mostro il parco. Allora, qua c'è l'entrata con questi sentieri tutti, non lo so, con queste pietroline. Qui sulla sinistra c'è la zona chioschi, non so perché non. Ecco, dobbiamo assumere un venditore. Dai, lo assumiamo. Magari ne scegliamo solamente uno. Questo cos'è? Penso bevande. No, questo è estivo, se non sbaglio. Poi c'è l'autunnale, il primaverile. Sì. Siamo in primavera. Facciamo questo. Assumi un venditore. Ok, stanno arrivando tutti così non ci sentiamo soli e non sembra effettivamente un appuntamento. Poi qui quindi ci sono tutti i tavolini. Qui in mezzo ho messo l'area, tra virgolette, giochi, uno scivolo. Ci ho messo un bel po' a modificarlo. Qui ho messo l'area cani, l'area addestramento dei cani, appunto. Stavo cercando nella galleria un lotto che comprendesse solamente un giardino, un parco per i cani, per addestrarli, ma non ne ho trovato, oppure non mi piacevano e quindi ho deciso sì, di scaricartene uno che un minimo mi piaceva, di stravolgerlo, modificandolo. E quindi eccolo qui, qui abbiamo l'area dei cani, con tutte le cosine, qui la pista di pattinaggio, perché e ho visto tra l'altro che non c'è solo un tipo di pista, ma ce ne sono diversi. Per esempio quella sul ghiaccio, quella degli skate, devo ancora provarle. E qui abbiamo l'area svago, il falò, la zona degli scacchi, qua per giocare a pallacanestro, quello per fare il miele, quello per fare i gavettoni e il bagno pubblico. Ah, e qui ho messo questo per giocare e poi il cespuglio e non possono mancare le cosettine per mangiare, per far mangiare gli animali. Ah, qui abbiamo proprio gli obiettivi. Flirt, oddio. Dobbiamo socializzare, però siccome lei vedo che non ha una buona amicizia con Jerry, io conto anche di alzare l'amicizia. E questo è il giardiniere. Io direi di scambiare i numeri di telefono, ma non tanto per essere romantiche.
Ma perché si sono conosciute, sono amiche, e quindi si scambiano il numero. Da buone amiche si scambiano il numero. Vediamo se accetta. È solamente una cosa tranquilla, Sara, non ti preoccupare. No? Ecco, non ha accettato. Va bene, socializziamo e basta. Fai una bella barzelletta autoironica. Entusiasmati per i gatti. Ovviamente, ragazzi, è una festività legata alle relazioni amorose, quindi è ovvio che si sentano un pochino a disagio. Però, dai, su, discute le tecniche di fitness. Lei non capisco perché è sempre a disagio per l'ambiente sporco. Dai, proviamo a fare qualcosina qui nella pista. Si può pattinare in giro. Invitiamo a pattinare. Ovviamente Sara e anche Brent, dai. Poi c'è Bjorn. Poi qui c'è Jerry. Guardate, sono un po' vicini. Oh no, non ditemi che sia malata, Jean. Ma si ammalano sempre questi animali. Eccoli, ragazzi, eccoli. Oddio. È fatta benissimo l'azione qui. È fatta veramente bene. Ma oddio, è iniziato a piovere. Fallimento di appuntamento, no. No. Comunque bellissimo, veramente. Oddio. Oddio. Il temporale, no, ragazzi, io direi di andare a casa. C'è il temporale. Però magari prima di tutto volevo provare a fare una cosa. Allora, innanzitutto volevo togliere l'amicizia che ha Joyce con Jerry. Quindi proviamo un attimo. Dai un dolcetto. Lei ci aveva dato il regalino, infatti hanno una buona amicizia. Oddio, ragazzi. Cioè, è finito da me il temporale, incomincia qui. Corri, corri. No, non ho fatto in tempo a fare la foto. Dai, il tanto di azzerare l'inimicizia. Perfetto. E se c'è Jean da qualche parte, eccola. Poverina. Cioè, che carina che è. Un po' strabica, però io non l'ho fatta strabica, sicuramente è adesso come si è fermata. Volevo la cacarcobalena, ragazzi. Incoraggiarla ad accoppiarsi perché con loro appunto vorrei vedere subito queste cosettine che non ho mai fatto, quindi voglio farle subito, non voglio proprio perdere tempo e farle, ma non trovo l'interazione. Aiuto, ma non è l'ideale con la pioggia così. Oddio, oddio, ma fa paurissima il temporale qui su The Sims, l'hanno fatto benissimo. Accarezza, oddio, sta facendo la caca, poverina. Confortiamola. E poi altre scelte. Come si faceva? L'avevo vista l'interazione. Forse si possono fare. Si può fare solo in un lotto residenziale. Vabbè, Sara se n'è andata. Qua ci sono barboni in giro che dormono. Qua abbiamo assunto per niente il tipo. Cioè, questo appuntamento è stato un fiasco. Anche se non si voleva fare un appuntamento romantico, ma. Facciamo finta che sia messo a piovere, che poi è vero, e quindi hanno annullato tutto, se ne sono andate a casa. Vabbè, ci rifaremo, ragazzi, che vi devo dire? Qua ho messo un altro lotto e ce ne andiamo a casa. Come ultima cosa, voglio appunto provare a indurre Jim ad accoppiarsi, Jean, con Jerry, perché li trovo bellissimi tutti e due. Quindi vediamo un attimo se ci riusciamo. Qui c'è il sole. Ma forse perché siamo in un altro quartiere, non lo so. Intanto, dato che abbiamo il dolcetto, voglio provare, perché abbiamo l'occasione di provarlo e vedere se effettivamente guarisce del tutto l'animale, dato che Jean sta male, appunto, e vediamo di darglielo. Quindi, dai il dolcetto del veterinario, dolcetto del benessere, vediamo se la guarisce. Rehow?
Vediamo. Si sente meglio? Sì, guarisce l'animale. Sì, benissimo, benissimo, benissimo. Almeno ne compriamo un paio e non dobbiamo per forza portare dal veterinario sempre e comunque. E vorrei un attimo rinvitare Jerry. Quindi, Jerry, eccolo qui, invita nel lotto. Col telefono, va bene. Ok, arriverà molto presto e vediamo un attimo. Qui che abbiamo? Aspettate un attimo. Apri, che cavolo è? No, Gin, ti prego, ragazzi, devo mettere una recensione al cespuglio. Piuma di piccione, piuma di anatra, che carina. Comunque, Jerry, non lo trovo. Non so se sia arrivato. Vediamo adesso se ci appare l'interazione. Fai una ramanzina sugli attacchi. Vizia sul divano, protezione animali. No, Jerry, eccolo qui. Allora, intanto accarezziamolo. Lei dovrebbe andare a lavorare fra un'ora. Offri amicizia. Che carino. Lei è la voglia di vivere, ragazzi. Veramente. Ha sonno. Ma hai completato, vero? Sì, avevamo completato. Abbiamo fatto proprio in tempo, quindi non c'era bisogno di prenderci un giorno di ferie. Allora, Jean, dove sei? Dove stai dormendo? Non ti trovo. Nel divano, va bene. No, ma è troppo carina in questa posizione. Guardatela, che tenera. Allora, svegliamola, poverina. No, voglio riuscirci. Ok, dai, svegliati, stiracchiati. Ah, vediamo se lo troviamo. Incoraggia ad accoppiarsi. Ma perché c'è solo Doris? Non voglio che si accoppi con Doris, voglio che si accoppi con Jerry. No, aspetta. Perché non fa? Lei che è successo? Cosa c'ha? Profumo di puzzola. Un animale nelle vicinanze è stato pestato da una puzzola e il tanfo è insopportabile, certo. Lui si vede proprio lontano un miglio, ma anche lui non è da meno. Comunque, ragazzi, magari ci riproviamo nel prossimo episodio. Io in questo direi di fermarci qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questo giorno di San Valentino, questo giorno dell'amore è stato un po' un fiasco, però comunque le intenzioni di Joyce non erano brutte. Intanto abbiamo questo bel vedere qui. Non erano brutte, era semplicemente solidarietà femminile per il motivo che loro non hanno dei fidanzati, quindi festeggiare così in un parco questo giorno di San Valentino, che alla fine è un giorno come un altro, quindi cioè, Sara non l'ha presa proprio bene, magari si è pensata, non lo so. Ditemi cosa ne pensate, magari vedremo nel prossimo episodio cosa ne uscirà fuori. Perché ragazzi, io ho un po' di idee in mente, non so se mi avete già capito, forse l'avete un po' capito dallo spezzone che vi ho lasciato nello scorso episodio, o magari semplicemente erano un po' di malumore, non lo so, ma secondo me non hanno bene delle idee, cioè non hanno bene le idee chiare. Quindi io direi che ci fermiamo qui, continuiamo nel prossimo episodio. Io quindi vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi va mettete un mi piace o se vi iscrivete al canale e noi ci vediamo appunto nel prossimo video. Ciao a tutti!